Un'organizzazione ottima, una struttura efficiente, personale capace e rassicurante nei confronti di tutti e una grande dimostrazione di collaborazione fra professionisti e volontari. Con queste parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha descritto l'hub vaccinale di Voghera al termine della sua visita caldeggiata nei giorni scorsi dall'onorevole leghista Elena Lucchini. L'hub è stato inaugurato ufficialmente venerdì, anche se in attività ormai da diverse settimane. Ho trovato personale sorridente, capace, che riesce ad essere rassicurante nei confronti di tutte le persone che vanno a farsi vaccinare. E poi, come diceva giustamente, una grande dimostrazione della collaborazione che la nostra comunità lombarda ha saputo anche in questo hub realizzare. C'è la Croce Rossa, ci sono i Rotary, la Protezione Civile, Hauser, i volontari che magari anche di nessuna associazione, per esempio i pensionati. Ecco, direi che questa è la dimostrazione di cosa sia veramente la Regione Lombardia. In merito alla carenza di vaccini che in questi giorni sta obbligando alla riduzione delle linee vaccinali, alcuni hub già attivi e bloccando altri pronti a partire, come quello dell'Oltrepò orientale a Broni Stradella, Fontana ha detto di essere stato rassicurato dallo Stato sull'aumento delle forniture per il mese di giugno. Ora gli occhi sono puntati all'incontro del prossimo 20 maggio, quando dovrebbero essere comunicate nel dettaglio le disponibilità di vaccini per il prosieguo della campagna. A questo proposito, Presidente, ci sono alcuni hub che sono pronti a partire, proprio qua, per esempio in Oltrepò, per esempio Broni Stradella, che sono appunto, è tutto pronto, ma non mancano i vaccini. C'è qualche novità in proposito? Ma guardi, anch'io oggi appunto ho letto che sembra che ci diano dei vaccini in più, e cosa mi fa molto piacere. E poi stiamo aspettando il 20, che ci sarà il nuovo piano di distribuzione in cui ci diranno quante dosi nuove, ci diranno i nuovi quantitativi di dosi che arriveranno. Leggendo le dichiarazioni del generale Figliolo e ascoltandolo anche in occasione dell'ultimo incontro, il mese di giugno dovrebbe essere il mese della svolta, il mese che dovrebbe portarci a numeri molto più consistenti.